Buonasera e ben ritrovati a Velodrome Opinione a Confronto. Ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo adesso in diretta streaming sul sito www.velobike.it e naturalmente ricordo l'appuntamento sul nostro canale YouTube con tutte le repliche del programma. Il vero spettacolo oggi è andato in scena al Tour de France. Primo attore il nostro Vincenzo Nibali. Lo squalo domina sul primo arrivo alpino, vincendo in solitudine la Saint-Étienne-Chamerousse e mettendo una salda ipoteca sul trionfo finale a Parigi, anche se alla conclusione del tour mancano ancora 8 tappe e tante insidie, e noi incrociamo le dita per lui. Notevole il divario che il 29enne dell'Astana mette tra sé e i diretti avversari per la classifica, è tale da regalargli una buona dose da gestire da qui al 27 luglio, anche se naturalmente ci proclamiamo ancora molto, molto, molto. Vogliamo essere un po' scaramantici. La tappa si è decisa come da previsione sull'ultima salita, 18,2 km al 7,3% di pendenza media, verso l'arrivo ai 1730 metri di quota di Chamerousse. Il primo dei big a staccarsi è Richie Porte, secondo in classifica a 2 minuti e 23 da Nibali, che già dopo le prime rampe dimostra di non averne in salita il passo per contrastare il siciliano. Nel giorno del centenario dalla nascita del toscano Gino Bartali e dal 19° anniversario dalla morte di Fabio Casartelli, proprio sulle strade del Tour, Nibali regala all'Italia un'altra vittoria indimenticabile. Per Vincenzo è la terza affermazione in questo Tour, dopo il contropiede vincente di Sheffield e l'assolo alla Planche des Belles Filles, nel giorno del ritiro di Contador. Ma è la sua prima tappa con la maglia gialla ed è la sua 11ª tappa in giallo sulle 13 di questo Tour. Insomma, davvero si attende veramente un bellissimo finale per Vincenzo Nibali. Adesso andiamo in pubblicità e a tra pochissimo il nostro direttore Roberto Sardelli intervisterà il nostro primo ospite. Prego la linea alla regia. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati e effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni, visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci ritrovati qui in diretta a Velodromo Opinione a Confronto. Vado adesso a presentare il nostro primo ospite, che per noi è un po' una vecchia conoscenza, non soltanto perché è un ciclista apprezzato da tutti gli appassionati, ma anche perché è già stato una volta ospite qui proprio presente in studio. Sto parlando di Francesco Manuel Buongiorno del team Bardiani. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, è un piacere ritrovarti qui con noi. E naturalmente ti ringrazio per la tua grande disponibilità. E Grazie a voglio voi. salutare anche il nostro direttore Roberto Sardelli, che naturalmente non vedrà l'ora di intervistarti nuovamente. Ciao Roberto. Buonasera Federica e buonasera a tutti gli amici di Velodrome Opinione a Confronto, oltre ovviamente, buonasera e grazie a Francesco Manuel Buongiorno che anche stasera ha accettato il nostro invito. Ciao Manuel. Ciao, buonasera, ciao. Allora Manuel, noi ci vogliamo anche te sugli scudi in corse importanti come il Tour de France. Tutto era cominciato prima del giro, eravamo piuttosto affranti, sembrava che i nostri colori avessero poco da rappresentare e oltre invece vediamo le belle prestazioni vostre al Giro d'Italia, ma anche quello che sta facendo Nibali, che è davvero qualcosa di fantastico. Diciamo che oggi abbiamo fatto man bassa, non ultimo il premio della combattività per Alessandro De Marchi. Sì, no, sicuramente il ciclismo italiano ora sta attraversando un bel momento. Sai, non è mai facile essere competitivi a livello internazionale, però in questo periodo qua, questo periodo qui particolarmente, sta andando tutto bene. Si vedeva già al destinato che Vincenzo poteva crescere ancora, aveva già una grande condizione, ora lo sta dimostrando.
il tuo rapporto con Vincenzo Nibali, ricordiamo che forse avete anche delle affinità e delle analogie, anche se magari la tua trasferta dalla Calabria alla Toscana è dipesa non da vicende ciclistiche, però insomma è un tiro di schioppo, e credo che ti sarà capitato spesso di allenarti con Vincenzo. Ma qualche volta è capitato, poi quando io sono passato professionista lui è andato a vivere in Svizzera, conosco molto bene Antonio, suo fratello, che si chiama Mastro Marco, ci alleniamo diverse volte insieme. Ho avuto l'occasione di scambiare due parole con Vincenzo al ritiro della nazionale, con la nazionale poco prima del campionato italiano, e già si vedeva che comunque era molto tranquillo, sicuro di sé, era in forma, molto magro. Quindi, come ti ho detto prima, i risultati poi si sono visti. Manuel, te ti aspettavi, al di là un pochino delle vicissitudini non troppo fortunate per quanto riguarda Contador e Froome, ma che Nibali potesse dominare il Tour de France e quantomeno che oggi fosse ancora protagonista e imponesse un pochino la legge del più forte? Ma senti, che Vincenzo aveva già dimostrato in passato, soprattutto al Giro d'Italia l'anno scorso, la sua classe e la sua forza. E, sì, diciamo che comunque l'esclusione dei grandi rivali come Froome e Contador incidono sulla corsa, però non dimentichiamo che essere competitivi al Tour, dove sono tutti competitivi, non è facile. Cioè, noi vediamo la differenza di Nibali con quegli altri perché Nibali ormai è uno dei corridori, se non il corridore più forte a tappe del momento, ma cioè, gli altri sono corridori che con la C maiuscola. Dominare il Tour non è mai facile, forse neanche lui se l'aspettava, penso. Sapeva sicuramente di avere una grande condizione, l'ha dimostrato subito la seconda tappa quando ha vinto, e comunque vedendolo per dare in questi giorni, oggi penso che il risultato sia stato veritiero e se lo aspettava, penso, anche lui oggi, l'ha dimostrato in questi giorni che è nettamente superiore in salita, e quando oggi ha deciso di accelerare ha fatto subito la differenza. Domani si replica, allora la tappa di domani è annunciata ancora più difficile di quella di oggi? Dipende sempre, a questo punto Vincenzo ha la corsa in mano, dipende da lui, dipende sicuramente dai corridori della Fuga del Mattino, che corridori sono. Non dimentichiamoci che comunque il Tour è ancora lungo, lui comunque ha bisogno della squadra, dipende, sarà tutto in mano a lui, in base alla tappa come si svolgerà lui deciderà, sicuramente se lo riportano sotto la salita un'altra volta, se lui decide di far corsa ancora, penso che il risultato, a meno che lui non voglia far vincere qualcuno, ma attualmente poi è giusto che sia così, se lui è più forte va di più, c'è poco da fare, l'ha dimostrato, non sta togliendo niente a nessuno assolutamente. No, questo assolutamente, i chilometri che separano ancora da Parigi sono tantissimi e il vantaggio può diventare irrisorio in caso facciamo gli scongiuri di un banale incidente o anche una semplice foratura, per cui il fatto che cerchi un pochino di aggiungere distacco io credo che sia nel suo diritto e anche, anche non tanto con una logica, una filosofia di fare incerta dei risultati, quanto piuttosto di cercare di mettere fieno in cascina, e quindi anche un atteggiamento che invita alla prudenza nel dire prima mi metto al sicuro e meglio è. Sì, quello sicuramente, però come ti ho detto, lui può anche giocare, perché lui lo sta facendo comunque da padrone, lui può anche decidere di mandare una fuga a 20 minuti senza uomini di classifica e poi il vantaggio che tu giustamente hai detto può accumularlo lasciando comunque la tappa ai fuggitivi e guadagnando ancora tempo sugli avversari. È vero che manca ancora tanto, però Vincenzo, quello che mi ha stupito è non la facilità, la sicurezza con cui gestisce la corsa. Dovrebbe proprio succedere, che noi glielo auguriamo, qualcosa come potrebbe essere successo a Contador. No, assolutamente no. Assolutamente, facciamo... Però vedo che lui proprio è padrone della corsa e sa gestire al meglio la squadra e se stesso. Io sono sempre convinto che va bene, la sfortuna e tutto fa parte del gioco, però la fortuna va anche creata, lui se la sta creando molto bene. Assolutamente. Senti Manuel, un'ultima domanda e poi ci congediamo.
Tu sei stato protagonista comunque positivo, al di là magari di questa, di quell'episodio sciagurato di quel tifoso, oppure quell'appassionato, no? Dello Zoncolan. Però oggi abbiamo visto che non servono pendenze inverosimili per fare la differenza, anzi, sembrerà a un profano una logica di non senso, ma addirittura su pendenze abbordabili come oggi si può fare maggiore velocità e si può creare maggiori anche distacchi. Secondo te è giusto insistere con pendenze che hanno dell'assurdo e magari cercare logiche un pochino più tradizionali a livello proprio, sempre parlo di pendenze, perché ripeto, non bisogna cercare salite inverosimili per imporre la legge del più forte. Cosa ne pensi? No, io penso che il corridore che vince un grande giro deve dimostrare di andare forte sia su quelle pendenze lì che sulle pendenze inverosimili, diciamo così. Oggi è stata comunque una tappa particolare, sono venuti secondo me grossi distacchi per il caldo, che al Giro d'Italia non c'è tutto questo caldo, e per comunque per la grande velocità. È sempre risaputo, sì, che le salite che fanno più male sono quelle appunto dove si fa velocità, dove bisogna spingere, quindi pendenze col 7, 8, 9%. Però come ti ho già detto, bisogna dimostrare di essere forti su tutti i terreni, ma comunque Nibali l'ha dimostrato, perché quando ha vinto la sua seconda tappa, sull'arrivo che ha vinto Froome 2 anni prima, l'ultimo muro era al 21%, quindi come vedi, cioè, quando uno è più forte in salita è più forte, sia all'8% che al 21%. E lui ha dimostrato di esserlo forte in tutti e due i terreni e alla maglia gialla. Non è sbagliato farle le salite dure. Secondo me vanno anche fatto le salite dure, però è sempre con equilibrio. Perfetto. Allora Federica, prima di congedarci da Manuel, vorrei che tu chiedessi proprio a lui i prossimi impegni. E molto probabilmente saranno anche proprio nei paraggi in Toscana, vicino alla sua zona. Prova a chiederlo, Federica. Insomma, come appunto ti avevo domandato l'ultima volta che eri stato nostro ospite, siamo curiosi di saperne di più su quello che è il tuo futuro sulla bicicletta. Dopo il Giro d'Italia, sì, i miei programmi sono un attimino cambiati. Abbiamo preso un po' più di recupero perché ci attende un finale di stagione molto impegnativo. Infatti ora, proprio ora, sono in ritiro sul passo Eira vicino a Livigno per un periodo d'altura, per preparare appunto la seconda parte di stagione. Rientrerò a metà agosto con due corse a tappa in Francia, a Limousin, e da lì poi ci concentreremo lungo tutte le classiche italiane, quindi col Trittico Lombardo, se faranno la settimana bergamasca, e poi via fino a Lombardia, Giro dell'Emilia, per provare a fare un ottimo finale di stagione. Ok, ti ringrazio e naturalmente ti ringrazio anche della tua grande gentilezza per essere stato nuovamente nostro ospite. Ciao Manuel e a prestissimo, naturalmente in bocca al lupo per i tuoi impegni futuri. Grazie mille a voi, buonasera. Grazie. Buon lavoro. Grazie, buonasera. E adesso linea alla regia per la pubblicità, tra pochissimo ancora con Roberto Sardelli. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Bene, eccoci nuovamente in diretta qui a Velodromo, opinione a confronto, prontissimi per andare ad analizzare quella che è stata la tappa odierna. Dunque Roberto, se nelle settimane scorse avevamo assistito alla caduta degli dèi, ossia Froome e Contador, adesso c'è stato quasi il crollo di quello che era stato designato come il pericolo numero uno per Vincenzo Nibali, stiamo parlando di Port.
Ma ne parleremo magari con il secondo ospite, ma io credo francamente che alla luce di quanto ha fatto vedere quest'anno non è che c'era da riporre troppe speranze nel corridore australiano, perché a mio giudizio era solo un ripiego a seguito della defezione di Froome, e forse credo anche, al di là di poi come sono andate le cose, della sciagurata idea di lasciare Wiggins a casa. Per cui ripeto, Froome è tutta la stagione che cerca una condizione che tarda ad arrivare e che lo fanno apparire un pochino come l'ombra di quello che avevamo aspettato nel corso degli anni. Prego. No, per cui dico, mi dispiace per il Tasmaniano, ma non è una sorpresa più di tanto. Io personalmente, al posto di Nibali sotto questo fronte, avrei dormito sogni abbastanza tranquilli. Attendendo appunto di confrontarci con quello che sarà il nostro secondo ospite, che dire, come non parlare di Vincenzo Nibali? No, assolutamente, ovviamente si cercava un pochino di scalfire proprio il minimo particolare anche con l'ospite precedente, con Manuel, però effettivamente ha fatto un altro grandissimo numero, ma io credo che non sono queste le tappe che deve temere. Cioè, va bene, ora se si va veramente a pensare che il pericolo è ad ogni curva, ci mancherebbe altro, però insomma è molto autorevole la sua presenza, è in gruppo, è il più forte in assoluto, e l'arrivo in salita non fa altro che mettere a disposizione un terreno per dimostrare la sua superiorità. Magari sono le tappe un po' lunghe, quella come fu quella di domenica scorsa, dove la corsa può diventare un pochino anarchica e sfuggirgli di mano, però ripeto, oggi ha messo nonostante manchino ancora tanti chilometri a Parigi, ha messo un importante tassello e certamente abbiamo buoni motivi, facendo i debiti scongiuri, per veramente dopo 16 anni rivedere un italiano in maglia gialla. Un'ultima domanda prima di lanciare la prossima serie pubblicitaria riguarda appunto quanto detto dal nostro primo ospite Francesco Manuel Buongiorno, ossia che la fortuna aiuta gli audaci, ma bisogna essere anche molto bravi a costruirsi il proprio destino. Secondo te Nibali è effettivamente così bravo a essersi costruito la propria fortuna? Ma è bravo, intelligente e serio professionista. È un ragazzo che è cresciuto piano piano, si è fatto esperienza, e se dovesse fare su anche questo Tour de France, diciamo che gli arriva dopo aver trionfato alla Vuelta e al Giro. E soprattutto, anche quando si parla della sfortuna di Contador e Froome, non bisogna dimenticare che in questo Tour Nibali li era davanti e li aveva sfidati e li aveva battuti. Infatti. Per cui insomma è legittimo quello che c'è. Assolutamente, io lancio la pubblicità e tra pochissimo ancora con Roberto Sardelli, il nostro secondo ospite, che davvero non vedo l'ora di presentarvi, prego. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato, apertura sportelli infatti dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette, 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia, ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione, ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Via Velodromo, opinioni a confronto. È con grande piacere che vado a presentarvi quello che è il secondo ospite di questa puntata, un illustre giornalista, penna del Fatto Quotidiano, sto parlando di Leonardo Cohen. Ciao Leonardo! Prima di presentarvi nuovamente quello che è il nostro secondo ospite, andiamo appunto a, diciamo, a riprendere quelle che sono state l'importante analisi di Roberto, ma soprattutto anche le parole del nostro primo ospite Francesco Manuel Buongiorno, che abbiamo avuto qui di persona, abbiamo avuto oggi collegato telefonicamente. Beh, che dire, Nibali prima stentavano a vedere un avversario vero, un avversario reale dopo il ritiro di Froome e Contador. Adesso, che sia la strada e le insidie dei chilometri del Tour il suo reale avversario, beh, sicuramente Vincenzo sta gestendo
al meglio questo suo vantaggio, mettendo sempre tappa dopo tappa, chilometro dopo chilometro, dell'importante Fiano in Cascina. La vittoria di oggi, oltre a essere esaltante e importante per il suo percorso, dà veramente un segnale forte al ciclismo e a quelli soprattutto che sono i suoi avversari. Ok, abbiamo in linea il nostro ospite Leonardo Cohen. Sì, buonasera. Buonasera, un ringraziamento appunto al nostro secondo ospite, penna del Fatto Quotidiano. Siamo davvero lieti di averti qui e un grande ringraziamento per la tua disponibilità. Grazie. E adesso dovrebbe essere già in linea anche Roberto Sardelli. Ciao Roberto. Assolutamente, ringrazio Leonardo Cohen, attualmente inviato per conto del Fatto Quotidiano, ma con trascorsi e non solo sportivi alla Repubblica, vero Leonardo? Bene, ne sono stato un fondatore, poi dopo mi hanno messo in pensione e d'altra parte le logiche redazionali sono state, come dire, diverse da quelle che mi aspettavo, e sul ciclismo loro hanno lasciato a Mura lo spazio e Capodacqua, e quindi io non avevo spazio se non nel Fatto, dove posso scrivere quello che voglio. Spero. E noi ti seguiamo sempre. Noi ti seguiamo sempre, e scusaci anche, scusami se in una giornata così, in cui segnata dal trionfo di Vincenzo Nibali, il terzo, il primo in maglia gialla, mi permetto invece di anticipare l'argomento Bartali, che oggi ricorre il centenario e che tu hai ampiamente anche anticipato nel tuo articolo di ieri, parlando di questa... Lo conoscevo, ecco. L'ho frequentato, per me era un amico, quindi lo faccio con un caro ricordo. Ecco, assolutamente, che cosa puoi dirci di quello che non sappiamo, qualcosa magari di inedito, e soprattutto questo grandissimo personaggio? Tu ieri ricordavi che non fu ben visto dal fascismo il suo primo successo nel 38, anche perché lui non palesò troppa simpatia per il regime autoritario, vero? No, non lo fece, perché veniva da una famiglia, intanto il padre era probabilmente un socialista, e vide massacrare di botte il suo datore di lavoro, quindi tornò a casa, nascose tutte le pubblicazioni socialiste, erano gli anni del dopoguerra, del primo dopoguerra, quindi turbolenti, proteste operaie vastissime, i latifondisti e gli industriali che appoggiarono l'ascesa del fascismo, perché temevano l'ondata rossa. 1919-1922 fu un triennio drammatico per l'Italia. E Firenze in modo particolare era uno dei luoghi dove il fascismo si è dimostrato più feroce. Quindi lui da piccolino sentiva certi discorsi in casa, e poi c'era l'altro aspetto, il suo essere legato al cardinale di Firenze, per il fatto che lui era un terziario carmelitano, poi era insomma un fervente cattolico, no? E le sue imprese sportive lo hanno avvicinato al cardinale, e durante la guerra, nel periodo dell'occupazione, ahimè, lo so perché la mia famiglia, mio padre è di Firenze e una zia è stata portata via su una spiata della cameriera italiana, l'hanno messa in un carro piombato e mandata a morire ad Auschwitz. Era una insegnante in pensione, inoffensiva, una vecchietta, e l'hanno uccisa in quel modo. Ecco, Bartali poté sfruttare la sua fama girando in bicicletta e nascondendo nei tubolari o sotto il sellino e i documenti falsi che gli dicevano di consegnare ad Assisi, a Gubbio, in altre località dell'Umbria e della Toscana. Il cardinale gli ricordò: guarda che rischi la pelle, perché se ti beccano tu non sai niente, e non ti diciamo nulla di più di quello che ti diciamo di fare, cioè di consegnare, ma lo fai a tuo rischio e pericolo. E lui rispose al cardinale che
non aveva paura, perché quello che faceva lo faceva per il bene della gente, perché lui non tollerava l'autorità. E quando vinse il Tour de France, lui era già ostile a Mussolini, perché Mussolini aveva impedito a lui di fare il Giro d'Italia, che l'avrebbe vinto per la terza volta. Certo. E lui era uno concreto, era figlio di contadini, quindi ogni gara vinta significavano soldi, significava portare un mattoncino in più in casa, no? Era molto legata a queste cose, correva per la gloria ma anche per i soldi, perché erano poveri i suoi, quindi lui non ha avuto una infanzia, come dire, fortunata, non è stato come Visentini, che era nato ricco, o certo, altri corridori di oggi che sono in fondo figli di una certa piccola media agiata borghesia, no? No, allora certo, chi pedalava lo faceva per emanciparsi, per guadagnare il pane, spesso la coppia era in fondo il fattorino di un salumaio di Novi, e la maggior parte di questi ciclisti, tranne Binda che era figlio di un imprenditore edile, la maggior parte di questi corridori dei tempi eroici erano persone che nel ciclismo trovarono il denaro per poter poi avviare altre imprese. Bartali fu colpito da questa situazione e poi dette alloggio a una famiglia, i Goldenberg, di cui lui aveva conosciuto una persona nei tempi in cui non c'era ancora l'occupazione nazista. E quindi lui venne anche beccato dalle camicie nere, portato a villa, in una villa triste, c'è una villa triste in ogni città d'Italia. Certo. Interrogato per due giorni, picchiato, minacciato, ma alla fine poi un camerata, il capo, lo riconobbe e dice: ma voi non sapete chi è? Questo è Gino Bartali, il più grande ciclista italiano. E venne rilasciato. Probabilmente qualcuno sospettava che lui facesse il postino, però sono quelle situazioni di confine che nelle guerre civili difficile definire. Io purtroppo ho seguito le guerre nei Balcani, ho visto come si vive giorno per giorno, minuto per minuto, e la vita di Bartali e la guerra lo hanno, secondo me, fortificato nel carattere, gli hanno rubato gli anni migliori. Questo è vero, ricordiamo, nato nel 14, ovviamente lui con la guerra va a 26 anni e è ritornato. Senti, ti interrompo per un motivo, Leonardo, e qui mi proprio per una informazione di servizio alla regia. Gli argomenti trattati sono molto importanti, quindi chiedo, se non ci sono problemi, se possiamo forare 5 minuti stasera. E ti volevo, sempre riguardo a Bartali, segnalare invece due punti un po' più magari concisi. E tutta questa operatività proprio a favore del popolo ebraico, degli ebrei presenti sulla nostra nazione, però è affiorata forse quasi dopo la morte, proprio in pieno stile evangelico, non sappia la mano sinistra quello che fa la destra, o sbaglio? Allora, formalmente no, perché già nell'immediato dopoguerra su una rivista cattolica esce un articolo nel 1945 in cui si spiega il ruolo di Bartali. Ma sono gli anni della contrapposizione feroce tra sinistra e destra e la memoria viene annacquata. Qualcosa si sapeva vagamente, no? E però è emerso clamorosamente quando Yad Vashem, che è il custode del Museo della Memoria della Shoah e il Museo dei Giusti, insomma, Gerusalemme, dice: Bartali merita di essere un giusto fra i giusti. Tieni conto che per ottenere questo riconoscimento occorrono anni di indagini, di interviste, di inchieste, e è uscito un libricino sconosciuto già molti anni prima che uscisse il libro dei fratelli americani che ha parlato della strada della gloria di Bartali, ma è ovviamente passato in secondo piano.
con me una volta si parlava non di delle sue geste, ma di Martini e di Magni, no? Martini testimoniò a favore di Magni, Magni evitò di essere fucilato o comunque processato. Sì, è vero, c'è sempre questa storia di questa rappresaglia fascista, e sembra la quale... Esatto, lui era un fascistone e lo è rimasto, Magni, fino in fondo. Girava, io l'ho incontrato tante volte, sempre elegante, impeccabile, lo ha fatto poi diventato un imprenditore di successo a Monza, ma sempre con la sua... quando poteva metteva la camicia nera sotto la giacca, magari questi bei vestiti di lino estivi, la camicia nera, però era una persona leale e come tale venne salvato da Martini. E allora a me disse Bartali che certe cose devono essere fatte, non ci si deve vantare, quindi quel principio che poi è diventato famoso, certe medaglie non appuntano nell'anima, non sulla giacca. Leonardo, ma era questa la sua mentalità cattolica, la sua mentalità infatti, di persona per bene, ecco. Sicuramente, infatti ripeto, ho citato un principio evangelico. E senti, ti chiedo scusa, ma meriterebbe davvero una più puntata tutti questi argomenti, e purtroppo la linea diretta streaming rischia di cadere. Velocemente una sintesi, Nibali, anche Nibali ovviamente per meriti sportivi, ma anche per la qualità del personaggio, della figura umana e tutto quanto, merita davvero un grosso applauso, vero? Beh, certo, è un corridore moderno, è un corridore siciliano, quindi ambiente e cultura ciclistica anomala. Ci sono molti cicloturisti, però poi anche dopo i mondiali, per esempio il velodromo di Palermo è stato invaso dalle erbacce e distrutto, lo so perché sono andato io a vederlo, sono stato sia ai mondiali sia dopo, e quindi lui è emigrato e è andato in Toscana. In Toscana è come il Veneto, il Piemonte, la Lombardia, diciamo, la patria del ciclismo. È bravo, è metodico, e soprattutto se si impone un obiettivo, lui lo ottiene. Voleva vincere la Vuelta, che è delle tre corse, diciamo, la meno difficile, e l'ha vinta. Ha vinto il Giro d'Italia quando era sicuro di poterlo fare e quando ha trovato un tracciato a lui congeniale, ha studiato questo tracciato e è andato a perlustrare tutte le tappe, e quindi lui sapeva dove poter attaccare. Secondo me mi sta raccogliendo. Di Sheffield era non casuale, e in quel coppaccio lui secondo me ha vinto il Tour de France, perché ha intimidito tecnicamente e per forza, per forma, Froome, che non è riuscito a raggiungerlo, e Contador. Sul pavé lui è andato forte, per andare forte bisogna essere in grande forma. E poi tu mi insegni, visto che vai in bicicletta, che ti cade, questo perché cala la tensione, cala l'attenzione. Oggi il gregario, diciamo, che doveva portare Nibali in cima, Fuglsang, Jacob, è caduto perché gli è passata davanti il tubolare della ruota, ha beccato una borraccia, questo ha detto. Nel filmato non si vede, però è scivolato. Scarponi, malandato, già malandato al Giro, malandato anche qua. Lui non ha una squadra, ma è come se fosse una squadra, è molto più forte. Se hai notato oggi, non era composto, l'equilibrio perfetto della sua postura, sereno perché è sicuro, tutte le persone che sono sicure di se stesse non tremano di fronte, e soprattutto poi ha visto la concorrenza. Leonardo, non siamo sereni noi perché può cadere la linea, per cui ti ripeto, chiedo scusa per il modo brusco, ma purtroppo abbiamo forato la diretta streaming, che può cadere la linea da un momento all'altro, e quindi tutti a spingere con Vincenzo. Ci salutiamo, certo, Leonardo, chiedo scusa per la forma brusca. No, ma per dire, Nibali è un personaggio, è il ciclista nuovo, moderno, assai diverso da Ruspante Gimonti, meno fulfureo di Pantani,
più calcolatore di Bartali, ma dotato di un'intelligenza tattica che pochi altri hanno. Perfetto, in grado di valutare quando attaccare, come attaccare e dove attaccare. Lo aspettiamo a Parigi, dai, forza, non vogliamo fare. Grazie della partecipazione, Leonardo. Incrociamo le dita. Prego. Grazie, Leonardo. Federica. Sì, prego. Ringraziamo naturalmente il nostro ospite, Leonardo Cohen. Naturalmente, buon tour anche a lui. Adesso linea alla regia per la pubblicità e volata finale con Roberto Sardelli. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Ben ritrovati in diretta qui a Velodromo Opinione a Confronto. Abbiamo un po' sforato, ma ne valeva davvero la pena per gli spunti sul presente e anche sul remoto passato con Leonardo Cohen. Ciao Roberto, andiamo a presentare quella che sarà la tappa di domani. Dice più velocemente, di se no parte, fra pochino parte la tappa. Infatti. Bene, 177 chilometri da Grenoble a Risoul. Tre gran premi della montagna ancora rivenzalita, il primo col è il col de Lutare, che sarà affrontato dopo aver toccato Borgo d'Oisans e il centro, diciamo, della Val d'Isère, alla quale poi si accede all'Alpe d'Huez, che quest'anno non sarà affrontata. Successivamente il col di Soar, che sarà affrontato dal versante più inedito, quello che facciamo meno, da Brianson. Poi si scenderà attraverso Argile e Guigliestre per risalire poi a Risoul, un arrivo inedito per il Tour, ma che al Delfinato dello scorso anno vide al successo il nostro giovane e generoso attaccante Alessandro De Marchi. Direi di chiudere qui, Federico, naturalmente. Che davvero i minuti scorrono. Grazie a tutti. Grazie Roberto e naturalmente grazie a coloro che ci hanno seguito in diretta streaming. L'appuntamento è naturalmente sul nostro canale YouTube per tutte le repliche. E naturalmente rinnovo quello che è l'appuntamento per domani, ore 21:30, diretta streaming sul sito www.velobike.it. Grazie e buonanotte.